sono abbastanza avvezzo alle emozioni, ma non mi succede a Bologna, non mi succede a Torino. Sì, è bello quando torno nei posti dove ho avuto modo di giocare, però qua è, e mi accorgo che è sempre peggio, perché sono stati 3 giorni emotivamente, già arrivando mi sono accorto, l'anfiteatro, poi le zone, cioè proprio la percezione di sentirti più a casa qui di dove sono nato, che poi io sono, come ho sempre detto, reatino, però lì ci ho vissuto poco, e quindi dico sempre che è uno scherzo della natura, è un reatino, un beneventano che è nato a Rieti. Il buon Carmelo diceva che il calcio passa, in effetti passa, poi rimangono i rapporti, allora ci sono giocatori soli oggi, tantissimi ex calciatori che vivono, non dico in solitudine, ma comunque di pochi ricordi, di poca memoria, quindi la percezione vera di quello che hai dato, non solo come calciatore, perché io non credo stimino, arriva un punto in cui il calciatore, quello che hai fatto, forse un po' passa, se però sei stato anche, direi, una persona discreta, buona, aperta, affabile e hai saputo creare qualche minimo rapporto, poi questi sono i risultati. Carmelo volevo andarlo a trovare umanamente da persona, però io sono un personaggio pubblico, poi quando i social non ci aiutano, per cui ringrazio Carmine che mi ha accompagnato, Elena e la famiglia Carmelo, però è un amico che è andato a trovare un amico, poi inevitabilmente ha questa risonanza, per cui ci sono le foto sui social, c'è noi che ne parliamo ed è giusto, però è stata una cosa, non sembra perché siamo qui a parlarne, era una cosa, lo è lo stesso, è una cosa intima, io sono andato a trovare Carmelo uomo. E poi siamo 2 capitani e i capitani sono, i capitani restano sempre, no? Quindi c'era sì questa cosa che ci unisce, però è Pedro che è andato a trovare Carmelo, che ha sentito negli ultimi giorni della sua vita quando era ancora a Perugia, quindi c'era molta emozione. L'abbiamo voluto insieme al direttivo questo incontro qui al club, perché Pedro, sappiamo tutti la persona che è, quella che ha fatto sul campo, e quindi quello che lui ha fatto oggi, forse è arrivato il momento di ricambiare l'affetto che ha portato sul campo verso di noi, allora era dovuto questa accoglienza, questo rispetto verso un capitano, a parte l'età più importante che abbiamo fatto oggi, però averlo qua tra noi veramente per noi è un motivo di orgoglio. Intanto è nobile vedere questo tipo di tifosi, cioè il club è un po' come arrivare in vetta a un monte, uno si prefigge di andare al Monte Bianco, arrivare alla vetta, cioè non, a me emoziona la passione che hanno, perché quello che noi vediamo, straordinariamente bello, come è arredato, come i colori, cioè qui c'è la cura di chi ha amore.